Grazie Presidente. Questa interrogazione è volta ad agevolare il compito delle opposizioni nel loro ruolo di proporre leggi poi da discutere in Consiglio regionale e insomma da poter seguire al meglio i lavori di Giunta e Consiglio così che si possa svolgere il proprio dovere. Premesso che per esigenze connesse al miglior svolgimento del mandato vi è la necessità da parte dei consiglieri regionali di acquisire dati e informazioni sul bilancio regionale costantemente aggiornati. Ciò in particolare anche al fine dell'esercizio delle funzioni di iniziativa legislativa, l'articolo 45 dello Statuto, e dell'elaborazione delle proposte legislative complete della norma sulla copertura finanziaria. Considerato che, come è noto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, detta norma è ripresa a livello statutario nell'articolo 48 dello Statuto, ai sensi del quale ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte. Appurato che la norma che dispone in materia di copertura finanziaria, sia per le leggi che importino nuove o maggiori spese, sia per quelle che determinino minori entrate, è volta ad assicurare l'equilibrio del bilancio, previsto dal nuovo articolo 81 della Costituzione, legge costituzionale 20 aprile 2012, in attuazione del quale è stata approvata la legge numero 243 del 2012. Evidenziato che la Corte Costituzionale ha affermato che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e che tale copertura riguarda anche le leggi regionali. Posto che vanno inoltre tenuti presenti i principi di trasparenza riconosciuti con sempre maggiore forza dall'ordinamento giuridico e le ulteriori prerogative attribuite ai consiglieri regionali sull'esercizio del mandato, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, il consigliere regionale ha il diritto di ottenere accesso pieno e pressoché incondizionato agli atti della Regione, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Visto che le disposizioni introdotte a livello statale dal decreto legge 174 del 2012, convertito in legge, hanno previsto inoltre un referto annuale della Corte dei Conti al Consiglio regionale sulla copertura delle leggi regionali, a tal fine sono state introdotte alcune disposizioni specifiche nel regolamento interno del Consiglio regionale, e in particolare all'articolo 82 quater, che riguardano l'elaborazione di una scheda tecnico-finanziaria. Ai sensi di tale articolo, i progetti di legge che hanno ricadute di natura finanziaria sono licenziati dalla Commissione competente nel merito, corredati da una scheda tecnica in cui vengono indicati i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese o alle minori entrate. Concludo. Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità di consentire ai consiglieri regionali ad una visione costantemente aggiornata del bilancio regionale e della consistenza delle risorse, indispensabile ai medesimi al fine di meglio indirizzare nella formulazione della norma sulla copertura finanziaria le scelte in ordine alle singole voci di bilancio cui intendono attingere conformemente agli obiettivi che si sono proposti e che intendono perseguire. È considerato infatti che non è indifferente per i proponenti laddove la proposta di legge preveda oneri finanziari dar conto anche dell'ambito materiale o settore su cui si incide. Quindi interroghiamo il Presidente della Giunta e l'assessore competente per sapere se intendano consentire agli utenti del Consiglio di prendere visione in tempo reale della effettiva disponibilità dei capitoli di bilancio, così come avviene per gli utenti della Giunta, al fine di permettere un corretto svolgimento dell'attività politica delle opposizioni. Grazie. Sì, Presidente Toti e Assessore al Bilancio, certo, gli unici a poter accedere immediatamente, cioè in tempo reale, ai dati, alle variazioni dei capitoli di bilancio sono i tecnici del bilancio, però stiamo parlando dei tecnici degli uffici della Giunta, cui quindi qualunque membro della Giunta può accedere in tempo reale.
attraverso una semplice interlocuzione. Invece qui il problema è che agli uffici del Consiglio questi dati arrivano in differita. È vero che c'è in corso un'interlocuzione che va avanti ormai da più di un mese, forse si tratta di circa 2 mesi, ed è anche vero che a seguito di questa interlocuzione tra i richiedenti, cioè il Movimento 5 Stelle e gli uffici tecnici, si è trovata poi una soluzione già, c'è una soluzione tecnica, quello di cui parlava il Presidente, c'è il problema di avere troppi dati e la difficoltà di rendere questi dati accessibili nell'immediato a tutti i consiglieri regionali. Questa soluzione è già stata prospettata, c'erano due diverse possibilità. La possibilità che è sembrata la più immediata, semplice, facile e di attuazione subito è quella di rendere parte attiva all'interno di coloro, degli utenti che possono accedere ai dati di capitolo di bilancio in modalità dinamica, quindi con un aggiornamento in tempo reale, ai presidenti di gruppo. Onestamente mi stupisce davvero molto che qui in sede, in aula, dove lei Presidente aveva l'occasione di portare questa risposta e di dare quindi una risposta affermativa alla nostra richiesta più che legittima e fare anche una bellissima figura dal punto di vista politico, perché grazie a lei Presidente avremmo risolto un problema annoso dove c'è questa difficoltà assurda di dialogo tra i tecnici, gli uffici della Giunta e gli uffici invece del Consiglio, e invece lei mi riporta semplicemente che c'è in corso questa interlocuzione. Non so, mi sembra abbastanza incredibile che lei non sappia che l'interlocuzione ha avuto degli sviluppi e anche una fase risolutiva definitiva, quindi non capisco che cosa stiamo aspettando a renderla quindi effettiva ed efficace. Dovremo quindi ritornare su questo argomento per ottenere finalmente di poter visionare i capitoli di bilancio in tempo reale e poter quindi fare anche tutte le nostre proposte di legge con contezza, perché è chiaro che se non conosciamo nel dettaglio il bilancio, come possiamo noi consiglieri regionali fare delle proposte di legge con annessa scheda finanziaria che abbia un senso compiuto? Quindi questa lungaggine, questa lentezza mi lascia molto perplessa, ci torneremo. Grazie.